Susanni ha citato Scully e nel suo libro Odissei Scully ricorda che Scully fu assunto da Jobs come CEO della Apple ed era CEO della Coca-Cola e l'argomentazione con cui Pepsi-Cola, scusa, certo, e l'argomentazione con cui Jobs riuscì a convincerlo fu: ma tu vuoi vivere tutto il resto della tua vita producendo e vendendo acqua zuccherata? Quindi a questo punto di vista evidentemente la sollecitazione del prodotto era molto forte all'interno di questo tema. Ma Scully effettivamente sviluppò un modello diverso. Allora, oserei dire che colgo questa sollecitazione di Serino che mi diceva questa osservazione per cui Scully non è mai diventato un uomo di prodotto, questo è stato il suo grande problema. E alla fine dei conti vale anche per Marchionne. In fondo se c'è uno che si è concentrato tutto quanto sulla innovazione della finanza e non sull'innovazione del prodotto, l'anti-Jobs è Marchionne. E è proprio il rappresentante di quella parte dell'economia italiana che è molto apprezzata per certi aspetti, ma poco dinamica, perde continuamente quote di mercato e probabilmente è molto diversa da quell'Italian way of doing industry di cui Giorgio De Michelis ci ha parlato. Ho il piacere di presentare ora Serino Piol. Questa audience ha una caratteristica rispetto ai soliti convegni sull'innovazione, che ha la più bassa età media di tutti i convegni dell'innovazione che io ho visto, e la cosa ovviamente ci fa molto piacere. Però d'altra parte c'è, come dire, una storia e un'esperienza di innovazione all'interno del nostro paese di cui Serino è certamente, a mio modo di vedere, il più importante esponente. E sulla base di questo, grande piacere per me introdurvi a Serino Piol. Vorrei dividere il mio intervento in quattro parti. Due sono relative a esperienze che ho acquisito direttamente dialogando con Apple e Steve Jobs e due sono considerazioni generali. Parto con la prima. Un giorno Steve Jobs, quando Steve Jobs non era più all'Apple ma era a Next, l'Olivetti discusse con Next la possibilità di fare qualcosa assieme per l'Europa. E a questo punto Steve venne a Ivrea insieme a due suoi collaboratori. Lo scopo di questo incontro era discutere se vi era spazio per una collaborazione destinata al mondo universitario per vendere la macchina Next con la collaborazione dell'Olivetti. Poteva essere un accordo di prodotto, un accordo di joint venture, è tutto da definire. Dopo 5 minuti che stavo discutendo, Steve mi guarda e mi dice: dov'è Mario Bellini? Per chi non lo sapesse, Mario Bellini è il designer che ha disegnato, tra l'altro, la programma 101. Dico: Mario Bellini a Milano? E mi guarda e fa: tu vuoi venire in Ivrea se Mario Bellini a Milano? Con una persona diversa gli avrei detto: scusa, primo, non era nell'agenda discutere il design, secondo, se volevi incontrare Mario Bellini potevi anche dirmelo prima, no? Però ho evitato di discutere, a questo punto organizzai immediatamente un incontro con Bellini, mise a disposizione una macchina e Steve Jobs lasciò l'incontro dopo 10 minuti per andare a Milano a incontrare Bellini, dicendo: per la parte accordo prodotti può discutere con i miei. La morale di questo è molto, questo dimostra chiaramente il suo interesse, che il design era molto più importante che non fare un accordo per vendere il prodotto, nonostante che allora Next avesse bisogno di trovare canale di mercato che non aveva porte. E questo dà immediatamente il quadro della persona. Il secondo episodio che vorrei ricordare è una cosa che, tra l'altro, mi sono stupito che anche nelle biografie di Steve Jobs questo aspetto non è stato trattato abbastanza. Durante l'interregno, cioè parlo dell'Apple senza Steve Jobs, l'Apple fece un accordo con Motorola e con IBM per creare una nuova piattaforma per il personal computer. L'idea di fondo era, mettendo assieme software Apple
e Microprocessor, IBM, Motorola, che si chiamava Power, di creare, se vogliamo, un'alternativa architettonica, una piattaforma diversa per contrastare Intel. E Intel, ricordo, era Windows più Intel. Qui fu un accordo molto importante. Allora, a questo punto, come Olivetti, io decisi, proposi di intervenire, ma siccome Olivetti vendeva prodotti, diciamo, Intel, per intervenire in questa venture, creiamo un'azienda finanziata dal Venture Capital Olivetti. Questa azienda è da Venture Capital Olivetti più il maggiore fondo di Venture Capital americano, che è Klein & Perkins. Questa azienda si chiamava Power Computing. Noi mettemmo a capo di questa azienda Steve Kahn, un coreano molto bravo che aveva già fatto molta attività nei personal computer. E a questo punto, in attesa che la joint venture, l'operazione Motorola, IBM e Apple fosse finalizzata, cosa che con la burocrazia di queste aziende non era così facile, io proposi a Apple, e l'Apple accettò, di licenziarlo Operating System, in attesa che ci fosse la grande operazione. E fu la volta, se vogliamo, che Apple, io spiegai poi all'Apple, per loro che la loro politica di fare sistemi chiusi era una grossa fesseria, bisognava fare sistemi aperti, e quindi si poteva fare sistemi aperti attorno al sistema operativo di Apple di allora, anticipando le conseguenze di quella famosa joint venture con Motorola e IBM che stava discutendo. Ottenni questa licenza, la licenza venne trasferita, lo ottenni come Olivetti, la licenza venne trasferita da Olivetti a Power Computing, su cui Olivetti aveva una posizione significativa dal punto stazionario. Power Computing, di conseguenza, partì subito a fare un discorso sui personal computer e nacque il primo clone Apple, che poi venne imitato anche da altre aziende, tra cui anche la Kano giapponese. Questo clone Apple della Power Computing ebbe un successo enorme. Partì attraverso vendite via call center, partimmo con un'attività e l'azienda era considerata allora, nell'anno di riferimento, come l'azienda che molto probabilmente aveva avuto il tasso di crescita più alto nel discorso dell'information technology americano in quel periodo. Di conseguenza decidemmo di andare in borsa. E la quotazione in borsa si presentava molto bene, con dei valori estremamente significativi. Se non che a pochi mesi, a due mesi per essere esatti, dalla data di previsione per andare in borsa, cosa successe? Che Steve Jobs tornò all'Apple. E appena tornò all'Apple disse, ma siete matti? La storia di clone è una grande fesseria, poi e lì viene fuori la filosofia, stiamo aperti, stiamo chiusi. Conclusione, propose di chiudere, di cancellare l'accordo di licenza del software, era come il software precedente a quello Next, propose di cancellare l'accordo perché non voleva più avere dei clone. A questo punto le conseguenze erano chiare. Se cancellava l'accordo, Power Computing falliva, perché non andando in borsa e non avendo a un certo punto il sistema operativo su cui operare, non c'era nessuna alternativa. Una cosa però era chiara, e facevo esami con i vari legali, che si cancellava il contratto e l'accordo, avremmo fatto causa all'Apple. E questa causa eravamo matematicamente sicuri di vincerla. Però la vincevamo, avevamo due risultati, chiudere l'azienda e vincere e dare agli azionisti i risultati della possibile causa verso l'Apple. A questo punto, questo qui è un aspetto che si vede Steve Jobs. Si già si rese conto della cosa e a questo punto, appena si rese conto, mise, perché ci furono due o tre incontri in cui c'era anche polemica e discussione, a questo punto smise di fare polemica e altre cose e fece una proposta. Voi chiudete l'azienda e io vi pago i costi di chiusura. Però l'Apple in quel momento aveva soldi, voglio solo ricordare che proprio quando Steve ritornò all'Apple, Microsoft diede un prestito di 150 milioni di dollari all'Apple, perché allora sul piano del capitale non stava molto bene. E allora cosa fece? A questo punto ci propose di pagarci in azioni e fece un aumento di capitale destinato a questa operazione, cosa che non è facile, che significa registrare l'aumento di capitale,
proposto di fare una mezza capitale destinata a questa operazione per un valore al prezzo delle azioni Apple in quel momento che assomigliava a 100 milioni di dollari. A questo punto accettammo l'accordo, a questo punto chiudemmo l'operazione, cosa che Steve Kahn fece in maniera fantastica, no? Così, qui ci costò molto meno della cifra che il job ci dava, no? Quindi avevo anche gli azionisti, noi compresi, abbastanza contenti, e così si chiuse l'operazione. Cosa significa? Significa fondamentalmente, questo dà immediatamente una visione di Steve molto interessante, di una persona che tutto sommato non ragiona in termini, diciamo così, tradizionali, no? C'è un contratto, c'è una licenza, la chiudo, non la chiudo, la tengo, cioè si è posto il problema di come affrontare questa problematica in maniera innovativa, perché nessuno ci aveva pensato, tant'è vero che quando ricevemo la proposta che ci avrebbe fatto un aumento di capitale, registrando l'aumento di capitale alla SEC, no? Per quel valore, nessuno di noi ci credeva. Pensavamo che stesse scherzando, perché l'operazione era molto complessa. La facemmo e quindi fu chiusa la cosa. In questo momento gli altri clone che si erano accodati a noi, a un certo punto chiuso. Faccio una considerazione importante anche per capire. In quel momento Power Computing non solo rappresentava un clone Apple, ma era visto anche dalla dirigenza Apple come il punto di riferimento, come se vogliamo la nuova Apple. Per cui moltissimi dei dirigenti Apple, anche importanti, avevano mandato il loro curriculum a Power Computing per essere assunti da Power Computing, no? Cosa che evidentemente in parte facevo, ma in maniera limitata. Un'altra considerazione, che secondo me non risulta bene dalle biografie pubblicate, compreso anche l'ultima, secondo me il fatto è lo Steve Jobs di prima di Scully è uno Steve Jobs, lo so perché l'ho conosciuto in entrambe le occasioni, è uno Steve Jobs diverso dallo Steve Jobs dopo Scully. In altri termini, lo Steve Jobs, quello che ha fatto l'Apple e che in qualche modo poi è andato via quando Scully ha proposto di cacciarlo, è uno Steve Jobs tutto sommato limitato nella sua capacità decisionale, cioè il chairman di allora, Markula, era quello che fondamentalmente teneva le redini. Steve giocava nell'ambito dell'Apple solamente un ruolo prodotto, non ci aveva una responsabilità a 360 gradi, non solo, ma quando usciva dal tema prodotto era anche se vogliamo relativamente limitato. Voglio solo ricordare che gli sviluppi dell'Apple II erano affidati a Steve Wood, a qualcun altro, mentre lui si occupava solo del Macintosh. Quindi, se vogliamo, era un po' una posizione solo prodotto, relativamente poco motivato a livello azienda, limitato nelle sue decisioni e, se posso dire, e questa è un'impressione personale, anche relativamente insicuro. E quella qui è anche il motivo per cui propone l'assunzione di Scale e così via. Lo Steve Jobs, che è ritornato dopo l'esperienza Pixar, dopo l'esperienza Next, eccetera, è uno Steve Jobs diverso. Diverso per due ragioni. Primo perché aveva a questo punto la responsabilità dell'azienda a 360 gradi. E secondo perché l'esperienza Pixar, l'esperienza Next, l'hanno maturato dal punto di vista manageriale, gli ha anche dato tempo di riflettere tutta una serie di problematiche aziendali. Quindi lo Steve Jobs, relativamente indeciso nella prima parte della sua esperienza Apple, era ben diverso dallo Steve Jobs decisionale che era presente nella seconda parte. E anche alcuni aspetti di come fare prodotti, eccetera, derivano anche da alcune esperienze tipo Pixar e così via. Ultima considerazione che ha già fatto De Michelis, va tenuto conto che quando si parla se vediamo a un certo punto le ultime realizzazioni che vanno dall'iPod, iPad, iPhone, eccetera, il prodotto sì, importante, abbiamo già stato detto come ha sviluppato il prodotto, l'importanza del design e così via, ma la vera innovazione è stata l'innovazione di business model.
Quello che lui ha fatto fondamentalmente è di cambiare il business model dell'industria o del segmento industriale a cui si rivolgeva. Questo è molto importante perché non solo, ma è quello che gli crea il competitive advantage. Mi spiego meglio. Fare un altro iPhone non è difficile, tanto che lo sta facendo. Fare, imitare invece il business model creato attorno all'iPhone è una cosa abbastanza difficile, perché a un certo punto imitare il discorso dell'application store, le varie integrazioni di sistema con il computer e così via, non è una cosa alla portata di ogni azienda. Quindi fondamentalmente lui ha cambiato parecchie industrie, ha cambiato quella della musica, ha cambiato quella dei telefoni. Nei telefoni del business model ha anche rimesso in discussione un rapporto con le aziende telefoniche diverso da quello che prima esisteva. Quindi se vogliamo la sua innovazione, non dico più importante, ma diciamo quella che gli crea il grande vantaggio competitivo, è quella di disegnare attorno al prodotto visto come un catalizzatore di un nuovo business model. Questo è stato, secondo me, l'aspetto che va maturamente sottolineato. Non ho altro da dire. Grazie. Non molte persone possono aver detto, possono dire di avere direttamente conosciuto, quindi grazie di questa testimonianza anche sulla personalità e sull'evoluzione di Steve Jobs.